Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Welcome my friend, ciao a tutti, hola Davide. Hola Laura, come stai? Benissimo. Benissimo, e noi stiamo bene pure come tutti voi che siete qui in ascolto e soprattutto in visione di questo video. Ritorniamo all'Eurovision. Ritorniamo all'Eurovision con una nazione che, insomma, è vicina a Laura per il semplice fatto che questa nazione si chiama nello stesso modo dove stanno i suoi genitori, in Colombia. Quindi, non indovinerete mai, dovreste andare a vedere un vecchio nostro video dell'anno scorso per capire di cosa parliamo. Parliamo del... Armenia! E parliamo dell'Armenia con questa cantante giovanissima di 21 anni che è andata alla ribalta nel 2019 con una canzone e poi è andata a studiare a New York in America per migliorare sicuramente l'inglese, è ritornata in Armenia con le sue canzoni ed è stata scelta con questa canzone che si chiama Future Love. Abbiamo visto io e Laura insomma il testo della canzone, insomma, è un po' forte, no? Forte, molto bello, scritto bene, e vorremmo vedere anche la sua, vorremmo sentire a sto punto anche la sua voce per capire un pochettino come tutto si va a mixare. Insomma, siamo felici di ritornare con l'Eurovision, l'ultima è stata l'Italia che abbiamo fatto con Marco Mengoni, è andata molto bene, e invece andiamo appunto in Armenia adesso per sentire questa cantante. Laura, cosa ti aspetti? Aspettiamo che brunette sia fantastica come tutti gli altri, vero? Sì. Speriamo appunto di vedere qualcosa di splendido anche e soprattutto per il testo che abbiamo letto. Quindi andiamo subito a reazionare. Se voi siete pronti, state con noi perché noi non taglieremo mai la canzone per intero, quindi l'ascolterete dall'inizio alla fine guardando le nostre emozioni. D'accordo? Sei pronta Laura? Prontissima. Vamos, andiamo. Vamonos. I just wanna make art, read books, and just find someone who likes me enough to kiss my face. I wanna explore with him and visit all bookstores and cute little things like drinks, movies, and new cafes. I decide to be good, do good, do good. I decide.
cara brunette. Ai ai ai, Davide. Mm-hmm. È fortissima. È una canzone che poi passa al rap, quindi parte normale con la lyric, poi passa al rap e sul rap va a scontrarsi con i suoi dannati, diciamo, paure, tante paure che possono essere gli attacchi di panico, tutto quello che si forma e dà quella paura di affrontare. Quindi lei si crea un mondo che vuole un suo principe azzurro, che vuole vivere con lui, e poi succede quello che subentra per chi soffre di questo. E conosciamo bene il problema degli attacchi di panico, tutto quello che diciamo vicino, tutto quello che è vicino. Bello, matura come ragazza, una bellissima voce, una bella canzone e soprattutto testo molto avvolgente per gli anni che c'ha. Quindi sì, Armenia, mi hai colpito e sono felice io di aver reagito. Ora Laura dirà lì. Laura per adesso è, diciamo, si è emozionata perché ovviamente ha capito la profondità della canzone. Certo, Davide, ascoltarti quello che tu dici e capire tutto il testo della canzone, dopo vedere le immagini, lei come artista bravissima, vero? Sì. Bella, a parte di che è bellissima. Sì, la canzone dice tantissimo, non soltanto per i ragazzi, per quell'età che c'ha lei, sino per tutti noi, l'essere umano. Dopo di questo benedetto Covid ha passato tante sofferenze, quindi ora nella musica possiamo ascoltare, possiamo ravvivere tutto quello che sentiamo veramente dentro del cuore, noi stessi, no? Come persone. Quindi è una canzone bellissima per portare in Eurovision. Grande Armenia, grande brunette, e mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Ti ha colpito, sì. Del resto ci sono canzoni più profonde, canzoni meno profonde, più leggere, e altre invece che ti fanno molto più riflettere. Il bello della canzone, il bello che non puoi mai sapere cosa aspettarti, è ovvio che già leggendo un po' il testo puoi capire un po' di cosa si parla, però poi quello che avviene dopo è giustamente la persona che va a cantare, l'interpretazione che dà alla canzone. Eh sì, e lei è stata molto unica nel cantarla in questa maniera, insomma, nell'emozionarci, nel senso, soprattutto Laura. A me magari mi ha emozionato molto internamente, Laura ha dovuto esternare il suo pianto, proprio perché, ripeto, quando sei pieno dentro poi devi scoppiare in qualche modo. Va bene, cari amici, io sono Davide, italiano, Laura è... della Colombia. È colombiano, ovviamente, già. Abbiamo detto prima, benvenuti in questo canale, spero che vi piaccia, spero che rimarrete con noi, cari amici armeni, appunto perché noi continuiamo a reazionare a qualsiasi musica mondiale, quindi anche voi potete magari nei commenti in basso andare a dirci quale canzone armena volete che noi andiamo a reagire, e noi saremo felici di rispondervi e vedere un pochettino se puoi poterla fare, quindi iscrivetevi al canale, che è una cosa importantissima, ci aiuterete tantissimo per dare sempre migliori contenuti, mettete tanti like e soprattutto attivate la campanella delle notifiche, che serve appunto per sapere quando noi arriviamo con una nuova canzone. Grazie cari amici, in bocca al lupo per maggio a Liverpool per l'Eurovision. Grazie a tutti, un abbraccio, forza, ciao.